Ciao amici del mio team analcolico! Oggi, dopo quello che ci siamo mangiati per tutto il periodo natalizio, faremo un drink detox in modo tale da ricominciare bene l'anno. A presto! Piccolo Rosy, che cosa ci fai? Lo scemo ti viene meglio. Scusa, dalla rubrica di bere in meglio, Christmas Edition! Allora oggi la faccio io. Sì. La linea detox. Sì, va Ok. bene. Vabbè, ora mi faccio Sei te. pronta, piccola Ricciolini? Sì. Tanto è una cosa molto semplice, eh. Va bene. Saranno contente le tue amiche, pochissime, forse Amiche, rare. fammi cambiare e mi do una truccata, Sì, una sì. pettinata Sì, che impossibile. te stai mangiando lì? Intanto, guarda lì. Oh. Fortuna. Sì. Dopo sto dieta. Va bene, a fra poco con il drink detox. Nel frattempo si mangia un canestro di roba. Sto seduto in piedi. Come ti sa meglio da te? Se devi sta seduto e sta così, ti non qua. Questo era sta comodo, che ne so, la quadra, questo è un po' mancato. Io, Dimmi se ti impicciano questi che non si devono ma vedere. io tu già mi comandi quando è, e adè tu che Come le la fa tu e mi comandi su come sta io che sto da quest'altra ti parte. pare? Ma come ti pare, Stefano Vabbè. Video? Stefana bastardata dei video, immagino. Ebbene. Perché voi non lo sapete che lei si è vestita da super figa, però quei calzini. Dovevo essere ripreso da qui in su, in teoria. Sì, fa come quello che sta in ufficio, fa le videoconferenze e sotto non c'ha i calzoni. Giacca, cravatta e sotto le il bollino mutande. della mela faccio come spalla con i calcoli così. No, io facevo con le gomme. Tu magari masticavi le gomme, ma facevo con le caccole. Va bene, iniziamo. Quindi io devo fare te oggi. Sì. Allora cominciamo così. Vai, tu parla. Ricciolina, che ci prepari oggi? No, tu, io si sto così è perché tu mi vieni a chiappa sempre, o sto sul divano, Così, ecco. così, guarda così. Sì, alla Galliani. Allora, oggi la ricetta per il mio team, il team Sarete analcolico. in due, Beatrice. Che importa? No, in realtà ho contato, siamo in quattro. Sì. Quindi saluto quei quattro. Sì, di cui tre ci avranno il coronavirus, quindi No. sì. No. E facciamo un estratto perché analcolico, ricetta detox. Poi sono stata inquadrata prima mentre mangiavo i cioccolatini, quindi a maggior ragione serve una ricetta detox. Ma i genitori vostri lo sanno? I miei no. Ecco, beh, no. Vabbè, saranno informati. Allora, noi usiamo la frutta che abbiamo a casa e abbiamo la fortuna di avere un vicino di casa che ha un frutteto, quindi ci ha regalato una cassa di micro kiwi, perciò ne utilizzeremo 4 o 5 perché sono piccolini, ma sono quelli del frutteto. Poi noi utilizziamo le mele, un lime che era stato usato da Luca che mi sta facendo le facce, purtroppo non si può vedere, e le Bello. arance, quelle di Sicilia. Quindi passerei a pelare. Vai. Tra gli ingredienti, che non ho nominato perché a Luca non piace granché, noi abbiamo anche l'ananas. Adesso non lo so, devo verificare se sarò buona o vorrò fare un dispetto a mio marito. Quindi adesso vediamo. Se sono buona non ce lo metto. Se voglio fare un dispetto ce lo metto a Sì, tradimento. l'ananas fa sempre parte del frutteto del vicino? No, Ah, questo ce pensavo. l'ha regalato Giorgione e è mio papà. Allora, hai visto che a pelare la frutta a fare le cose sono più veloci di te? Grande mago. Allora, una cosa importante, prima di pelare la frutta e maneggiarla, fate una cosa che Luca non fa mai, lavatevi le mani. Io. Così impari. E poi, visto che mi ha riempito di scherzi, questo estratto detox sarà pieno zeppo di ananas, anche perché è detox e sappiamo tutti quali sono le proprietà dell'ananas. Perciò procediamo.
Una cosa importante, io non aggiungo mai lo zucchero, perché altrimenti il detox va a farsi friggere. Brava. E se i nostri amici non c'hanno l'estratto? Oppure fanno la spremuta d'arancia manualmente, come ho fatto io fino a poco tempo fa. In realtà l'estratto l'avevamo superato per far bere i succhi di frutta ai nostri figli. Quelli sani. Che ci abbiamo ospiti a cena? No, ma siamo in quattro con i figli. No, pensavo. Ah, un'altra cosa, io ho pelato tutta la frutta, perché comunque le mele erano prese dal supermercato, però se avete magari un frutivendolo di fiducia che fa le cose bio, le mele anche con la buccia, almeno avrete ancora più fibre. Io penso che possa bastare. No, grazie, mettici più ananas. Ti ringrazio. Te la farò un dispiacere. Tanti, ma più o meno, dispetto più dispetto meno. Gne 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 gne. Allora, volevo fare un brindisi super salutare a tutti quelli che ci seguono sia su Instagram, la pagina Riccioglioni's Family, sia su YouTube con il canale di Bere Meglio e in particolare, trattandosi di un analcolico, volevo salutare quelli del mio team, cioè Paola, Alessandro e Margherita. Un bacio!